Salve a tutti amici e benvenuti ancora una volta in casa di Dario. Oggi facciamo insieme questi 220 grammi di riso con cavolfiore bianco 500 grammi che ho fatto bollire insieme al brodo che dopo vi faccio vedere. Qui ho tenuto da parte il gambo, sempre sbollentato e tagliato a pezzetti. 100 grammi di speck, 30 grammi di parmigiano, 40 grammi di porro, un paio di foglioline di salvia, prezzemolo, sale, pepe, olio e qui dentro ho messo a preparare una mezz'ora prima un po' di brodo con carota, sedano, prezzemolo e uno scalogno e nonché il broccolo che ho bollito. Benissimo, procediamo! Mettiamo un pochino di olio nella padella, aggiungiamo il porro, lo speck ed il riso. Giriamo un po', copriamo con Magic Cooker. Facciamo partire 2 minuti di tempo per far tostare il riso e far sudare lo speck e appassire anche il porro. Frattanto, allora, qui ho i gambucci, ci metto un po' di prezzemolo, un pochino di parmigiano, le foglioline di salvia, che le spezzo, sale, pepe e olio. Aggiungo del cavolfiore, un pochino lo tengo da parte e ci metto un po' di brodo. E frullo il tutto. Ecco qua, tempo scaduto. Allora, scopriamo ed iniziamo ad aggiungere il brodo. Metto anche un po' di cavolfiore non frullato, alzo la fiamma, fiamma media, aggiungiamo una presa di sale, copriamo col nostro Magic Cooker e facciamo partire intanto 5 minuti di tempo. Primi 5 minuti sono passati, allora che cosa facciamo? Scopriamo, aggiungiamo parte della purea qui dentro, un'altra parte la mettiamo qui sul fondo del piatto. Qui diamo una girata, una giustatina di sale, una macinata di pepe, il brodo è sufficiente, posso ricoprire e proseguire a fiamma medio-bassa per ulteriori 5 minuti. Ulteriori 5 minuti passati, scopro nuovamente, faccio un controllo, aggiungo un altro mestolo di brodo, ancora un po' di purea, ricopro nuovamente, sempre fiamma bassa e vado a cuocere per gli ultimi 2 minuti. Eccoci qua, ultimi 2 minuti passati. Allora, scopriamo nuovamente. Siamo pronti per toglierci dal fuoco. Quindi ricopriamo, ci trasferiamo qui sul tavolo dove lasciamo riposare il tutto, come al solito, per 1 minuto. Bene, siamo quasi pronti. Allora, scopriamo. Ecco qua, come vedete il risotto è quasi pronto, quindi prezzemolo fresco, parmigiano, un pochino anche qui sul fondo e adesso ce lo mantechiamo un po' ed ora non ci resta che metterlo nel piatto. Un po' di prezzemolo qui. Avevamo tenuto da parte qui qualche fiorellino di cavolfiore, mettiamo sopra. Al solito un filino di olio a crudo. Ed ecco pronta la mia idea di primo piatto di oggi, di questo risotto con cavolfiore bianco e speck, preparato sempre in poco tempo con il metodo di cottura Magic Cooker. Grazie a tutti per avermi seguito. Ci vediamo alla prossima ricetta. Buon appetito! Ciao!